Ma dai, Demiurgo, mi fai una recensione o un gameplay di Fortnite, che di Clash Royale, di League of Legends, di GTA? Va bene, d'accordo, ve la faccio. Sono una merda! Che cazzo stai a dire? Porca tua! Sono delle merde! Cosa venite avanti? Ancora vi do un pugno! Non ci serve del bambino Gesù! Che è questa merda? Drogo notturno! La guerra più totale! Una ventata di figaggine! Simone! Noi si fa soffiare il cazzo tre volte all'ora! Saluto a me! Porco Dio! Dio finale di cosa che non mi incazza, vero? Porco Dio! Ma guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Bella raga! Rode il sexy Dio. Porco il papa! Basta! Basta! Sono una merda! Guarda come ti sfottiamo! Ultimo entrare nell'angolo rotto. Bentornati ragazzi dal Demiurgo del Depensamento. Oggi vi porto un tutorial veramente stratosferico che senza l'aiuto del grandissimo Soul Demo non sarebbe potuto esistere. Quindi ragazzi, vi porterò un tutorial su praticamente un multi emulatore della Madonna che si chiama batocera.linux. Guarda, anche le cuffie posso anche togliere perché adesso non mi servono. Allora, si chiama batocera.linux. È un sistema operativo fatto apposta per il retro gaming su base Linux. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere. Andiamo su internet. Faccio tutto con voi, eh. Andiamo su internet. Scriviamo batocera, andiamo su Google. Allora, che tra l'altro batocera è il nome di un insetto, cioè di una categoria di insetti. Comunque ragazzi, questo link qua, batocera, però adesso vi faccio vedere anche altre cose un po' segrete. Tra l'altro voglio vedere se è uscita la nuova versione, ma penso ancora di no. Comunque, vediamo se è uscita. No, ancora no, perché sta uscendo ragazzi la nuova versione proprio in questi giorni. Vediamo. No, ancora no. Poi ci sono un po' di cose da far vedere. Quindi questo non ce ne frega niente. Fammi vedere qua. No. Allora praticamente. Ragazzi, il primo link viene fuori. batocera-linux.xorhub.com. Allora ragazzi, vi dico tutto qua. Tutte queste cose io le ho conosciute grazie al grandissimo Soul Demo, che ragazzi fa parte anche lui della compagnia infernale dei seguaci del Dio del Metal, e bisogna rendergli veramente tributo a questa persona, perché lui mi ha sostenuto in tutto questo momento, tutti questi momenti, per portarvi questo tutorial. Io ragazzi questo tutorial ve lo porto nel modo più semplice possibile, le cose veramente fondamentali, anche qualche cosa avanzata, però dopo se uno vuole approfondire approfondisce per i cavoli suoi, diciamo così. Allora, tra l'altro di queste cose ragazzi su YouTube Italia veramente non c'è nulla. Allora ragazzi, questo emulatore, multi-emulatore della Madonna, è fatto per le persone che non hanno conoscenze degli emulatori, nel senso... non vogliono stare lì a configurare i settaggi per ogni emulatore per capire come funziona, perché per esempio finché si gioca al Game Boy Color, ok, è abbastanza facile, ma quando si comincia a giocare su PS1, emulare la PS1, la PS2, quando si comincia a emulare il GameCube, e non ne parliamo neanche, o il Nintendo 64, sono già complicati, non parliamo neanche di DS, non parliamo di Sega Saturn o Dreamcast, che sono forse le due macchine più difficili da emulare, che io ce le ho fisiche, ma ragazzi, emularle veramente è bella tosta, nel senso bisogna conoscere veramente le configurazioni per ogni gioco, c'è da cambiare un sacco di cose, veramente, non sono, cioè gli emulatori sì, funzionano, quelli classici che si trovano come il Dolphin per il GameCube,
il Project 64, eccetera, lo Yabause per il Saturn, però ragazzi, quello del Saturn, appunto, avete visto proprio qua adesso che hanno fatto del Saturn. Quello del Saturn è molto tosto, quindi ragazzi, è fatto per quelle persone che praticamente questo sistema operativo è plug and play. Voi lo fate partire, è già tutto configurato per la maggior parte, la gran parte dei titoli, non dovete toccare niente, giocate. Cioè, veramente è fatto, una volta che sapete come installarlo, cioè, è veramente fatto per l'ignoranza. Infatti qui continuate a vedere un sacco di, fa vedere tutte le macchine che emula questa, vedete, ci sono tutte le macchine che vengono emulate. Vi basta un, allora, innanzitutto questo sistema operativo, adesso non mi ricordo che perché sistemi operativi è. Allora, non credo. Allora, ragazzi, questo sistema operativo credo che funzioni con, aspettate, perché adesso non so se funziona anche col Mac, ma penso proprio di sì. Io penso proprio di sì. Io credo, adesso non voglio dire stupidate. Ovviamente credo, ovviamente va con Linux, va con Windows, va con Mac. Io penso, ragazzi, che vada con tutti i sistemi operativi. Adesso però non è che mi, non è, ecco, aspettate, no. No, perché ragazzi, cioè, non importa il software del vostro PC, conta soltanto l'hardware. Credo. Sono io stupidate, ma penso. Allora, ragazzi, comunque. Allora, leggiamo insieme che cos'è. Batocera.linux è un sistema operativo come Windows 10 e Mac OS specializzato nel retro gaming, disponibile per il tuo computer e personal computer e differenti nano computer come i Raspberry e gli Odroids. Sul PC è disponibile su chiavetta, ragazzi, su una chiavetta. E può essere avviato senza alterare il tuo hard disk esistente. Nota che devi possedere i giochi per giocarli in modo legale. Ho capito, le robe, eccetera. Quindi, ragazzi, questo è un multi-emulatore, intanto qui si vedono tante cose. Allora, quindi, veramente, per uno che non vuole avere sul PC installato l'emulatore NES e configurarlo tutto, l'emulatore SNES e configurarlo, l'emulatore PS1 e configurarlo, l'emulatore PS2 e configurarlo, che tra l'altro quelli sono tosti. Perché ve l'ho detto, cioè, da quando inizia il 3D comincia a diventare tosti, perché la PS1, il Saturn, il Nintendo 64, il Saturn è il più tosto di tutti tra questi qua, e il GameCube, il Dreamcast, che è tosto, il Dreamcast, PS2, eccetera, eccetera, ragazzi, DS, 3DS, 3DS, vabbè, lascia abbastanza desiderare, comunque. Comunque, ragazzi, sono veramente tosti da far andare a quelle macchine qui. Ma poi, soprattutto, cioè, voglio dire, volete giocare anche le robe vecchissime, perché va, ragazzi, dai primi Atari fino alla Wii. Cioè, quindi, tutto quello che c'è, dai primi Atari alla Wii, qui c'è. Adesso vi faccio vedere tutti i sistemi che emula. Cioè, io non credo che uno che voglia giocare a tutto debba avere tutti questi emulatori sul PC, perché uno si tiene i principali sul PC, tipo mi tengo NES, SNES, Game Boy, PS1, quelli che mi interessano e che sono abbastanza semplici. Ma ragazzi, se voglio giocare al Saturn, che ce l'ho come macchina, ma quando tu lo vuoi emulare, ma è meglio lasciare stare, perché lo Yabause, io non ce lo porterò mai un tutorial su quell'emulatore lì del Saturn. Io vi faccio vedere come modificare il Saturn, ve lo porterò, ma non ve lo porterò mai l'emulazione Saturn Yabause SFS, come si chiama, ragazzi, è troppo complicato, perché ha due GPU, ha due CPU, adesso non mi ricordo neanche, comunque ha due sistemi di elaborazione dati, è una macchina complicatissima. Invece qui, ragazzi, con l'emulatore integrato che c'è in questo Batocera del Sega Saturn, ragazzi, voi fate plug and play, funziona tutto, cioè al massimo da cambiare qualche settaggio, ma poca roba. Uguale Dreamcast, cioè, ragazzi, non vi porterò mai l'emulazione Dreamcast. Comunque, invece qua funziona tutto di, cioè, uno veramente plug and play, che abbia Mac, quel che è, non importa, basta che sia l'architettura, ragazzi, che sia a 32 o 64 bit, che sia un Raspberry o un Android, e ragazzi, sfrutta l'hardware indipendentemente dal vostro sistema operativo, dal vostro hard disk, su chiavetta. Quindi voi l'avete tutto su chiavetta, questo multi emulatore, questo sistema operativo in base Linux, ce l'avete su un computer, andate in giro da un amico, anche lui c'ha un PC che va bene, della stessa architettura, l'attaccate a casa sua e, ragazzi, ve lo portate in giro sta chiavetta, avete tutti i videogiochi su chiavetta. Io poi ci ho attaccato anche la, guardate,
la micro SD, che adesso ne ho preso un'altra da 400 giga, perché sta qua legge le micro SD, ragazzi, avete le chiavette della Madonna. O se no potete farvi un hard disk, ma così, ragazzi, è portabilissimo. Ci mettete sopra l'ira di Dio, ci mettete tutta la storia del gaming, dai primi Atari fino alla Wii. Tutto plug and play, andate, ve lo portate in giro a casa di un altro amico, ragazzi, lo portate ovunque. Addirittura potreste farvi anche un bel cabinato con un computer abbastanza... Cioè, che poi non è che serve un computer della Madonna, se farò vedere i requisiti. Cioè, io uso un portatile, ragazzi, va tutto. Io uso un computer Windows 7, che poi non conta il sistema operativo, conta l'architettura, comunque 64 bit, CPU i7, ma va anche con l'i5, cioè richiede di meno la CPU, si può fare anche con vecchissimi computer, però, allora, se ragazzi usate un computer vecchio, poi lì non c'è una regola generale, bisogna provare. Aveste un computer vecchio come quello che ho sopra io, un Windows XP, che ha un Pentium 4 e ha una scheda video che è una Intel, no, non una Intel, una AMD, adesso non mi ricordo neanche il codice, comunque c'ha 512 MB di VRAM, niente di che. E ragazzi, lì va tutto fino allo SNES, dopo invece anche PS1, ma non va il GameCube, non va la Wii, non va il DS, è normale, ragazzi. Se invece usate io ho questo portatile che è HP Envy 15 notebook, che ha appunto Windows 7 64 bit, la CPU è Intel Core i7 a 8 CPU, mi sa 4 fisiche, 4 logiche, poi c'ha la due schede video, c'ha la Intel HD 4600, quella integrata, e poi c'ha la Nvidia GT 740M, che sono schede video buone, ragazzi, a 8 GB di RAM, cioè, praticamente va tutto, ragazzi, cioè, va tutto e non lagga. Il 3DS invece, ovviamente, visto che è anche appena uscito come emulazione, cioè, non... a parte che io ho il 3DS, cioè, non aspettatevi dal 3DS, però fino alla Wii, ragazzi, fino alla Wii tutto va bene. Comunque, vediamo, perché c'è tante cose da dire, è abbastanza tosto. Allora, qui non ho ancora capito. No, ok, allora ragazzi, qui vi fa vedere un po' di cose, l'Amiga, il Game Gear. È molto utile per avere tutto, ragazzi, anche quelle cose strane, tipo il Game Gear. Uno non vuole avere l'emulatore sul PC, ma ragazzi, cioè, uno vuole giocare agli Atari volendo, vuole giocare, che ne so, al Wonderswan, vuole giocare al Neo Geo Pocket Color, queste macchinine qui, cioè avere un emulatore di tutto, installarli, configurarli, ragazzi, è un casino. Qui invece è tutto già di default presettato dagli Atari fino alla Wii, gli Amiga, il Game Gear, il Commodore, i vari Sega, il DOS, il Jaguar, l'Apple, tutte robe strane, il Kodi, il Nintendo, il Dreamcast, eccetera eccetera, qui c'è tutto. Allora, quindi Battocera.linux è un sistema operativo plug and play. Inizia, avvia il computer, connetti i tuoi pads e gioca. Puoi essere installato su una chiavetta USB standard, in modo tale che tu puoi giocare su qualsiasi computer senza alterare l'hard disk del tuo computer. Su i Raspberry, quindi anche questi nano computer, perché ragazzi, quando voi vedete i video dei Raspberry, che adesso vanno tanto di moda, è praticamente lo stesso sistema operativo. Quindi sui Raspberry, sugli Android, devi usare una standard SD card per installarlo. Quindi ragazzi, potete usare anche voi la SD card. Oppure fate così, chiavetta USB, se non volete spendere patrimonio, micro SD 400 GB da Amazon, costa sui 30 euro, 20 euro, non mi ricordo, ci mettete sul mondo, oppure hard disk, insomma. Poi ragazzi, adesso vi farò vedere, praticamente vi formate l'hard disk con delle partizioni Linux, quindi va letto con un programma apposta. Allora, poi c'è il Kodi Media Center, dentro questo sistema operativo c'è anche una sottosezione che si chiama Kodi Media Center, che è una parte di Battocera.linux, che se tu non vuoi giocare, voi ragazzi potete vedere gli anime, le serie, i film piratati, potete scaricare e vedere il mondo col Kodi, però io non sono esperto di queste cose, adesso mi occupo soltanto è tutto dentro lì, è tutto dentro la chiavetta, ragazzi, cioè massimo anche qualità. E abbiamo detto che supporta anche gli Android e vari altri dispositivi. Allora, sistemi supportati per architettura, ragazzi, allora, quello che funziona di più con tutti gli emulatori è la versione per PC a 64 bit. Quindi
vero, allora vedete, PC devi usare, devi scegliere la versione per 86, quindi sarebbe 32 bit, sei computer più vecchi del 2010. Il mio è il 2013, quindi altrimenti sceglie per 86 64 bit. Il mio è del 2013, quindi assolutamente si usa questo. Poi vari tipi di Raspberry, P0, PA, PA+, eccetera, eccetera, tutti vari Raspberry. Qui c'è la leggenda di quello che funziona, funziona però con performance minore per alcuni giochi, bassa performance però giocabile, non funziona o ingiocabile, richiede l'overclock della CPU, eccetera. Ragazzi, con i 64 bit, PC funziona tutto, col verde. Qui ci sono altri asterischi perché, ragazzi, per poter far andare tutto dagli Atari alla Wii ci vuole un OpenGL, per stare tranquilli, almeno superiore al 4. Io c'ho 4.5, anche con la Intel, non solo con la Nvidia che c'ha 4.6, la mia Nvidia GT 740M, ma anche con la Intel 4600 HD che c'ho integrata. Quindi è vero, OpenGL, basta andare nelle info delle schede video e guardare l'OpenGL. Quindi io nella Intel c'ho 4.5, nella Nvidia c'ho la 4.6, quindi se hai 4 o più fai andare tutto anche il 3DS. Allora ragazzi, vediamo per PC, vedete, questi qua non hanno tutto, invece vediamo la versione per PC 64 bit, che è quella che interessa almeno a me, che è la più e che sa tutto. C'è il Panasonic 3DO. Anzi ragazzi, guardate, io adesso faccio vedere, perché altrimenti non ve lo faccio mai vedere. Io ho ordinato sto libro della Madonna. Adesso però ve lo faccio vedere dopo, perché adesso c'ho la webcam piccolina. Allora, praticamente dopo vi faccio vedere, così vedete poi tutto. Cioè, praticamente lì c'è la storia del gaming illustrata e qua e corrisponde poi a tutto quello che vi sto dicendo adesso. Quindi c'è il Panasonic 3DO, Amiga 500, 500 più 600, 1000, 1200, 3000, 4000, Amiga CD32, CDTV, cioè io non le conosco neanche queste macchine, eh. CPC, Apple 2, l'Atari 2600, l'Atari 7800, l'Atari ST, il Cave Story, il Commodore 64, il ColecoVision, il Dreamcast. E il Dreamcast è il primo che c'ha questo asterisco col 5, perché bisogna avere almeno un OpenGL di 3.1, una GPU, una scheda video con un OpenGL di 3.1. Il Family Disk System, il Final Burn Alpha, Game Watch, Game Boy Color, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, GameCube, altro asterisco, un altro OpenGL. Intellivision, Jaguar, Lutro, Lynx, MAME, Master System, Mega Drive, il Moonlight, MSX1, 2+, MSX1, MSX2, più Neo Geo Pocket, non so neanche, Bird and Watch, come si chiama, non mi ricordo neanche, Neo Geo Pocket Color, Nintendo 64, ci voglio vedere, Odyssey 2, DOS, PC Engine, CD, che è Castlevania, Rondo of Blood, PCFX, PlayStation 1, PlayStation 2, ci vuole almeno, PlayStation Portable, anche la PSP, ragazzi, PR Boom, la SCAM FM, il Sega 32X, il Sega CD, quindi l'espansione del Sega Genesis, Sega SG-1000, Sega Saturn, ecco, Sega Naomi, Super Nintendo, Nintendo DS, Nintendo 3DS, l'unico che vedete che va, Super Graphic, Vectrex, Virtual Boy, Wii, Wonderswan, Color, ZX Spectrum, ZX81, Kodi. Poi c'è il Bluetooth interno, il Bluetooth a infrarossi e questa cosa non so cosa sia. Quindi ragazzi, voi non avete le console fisiche, oppure come me, avete soltanto quelle che vi interessano, cioè a me la quinta, la sesta gen e qualcosa della settima. Ragazzi, non c'è bisogno di avere le più fisiche, perché con questo, allora, io ve l'ho detto, cioè io sono convinto che dalla sesta in poi è meglio forse avere le fisiche, le console, se sei proprio uno appassionato. Ma ragazzi, se non volete spendere soldi, non avete le console fisiche, ragazzi, voi siete a posto qui. Addirittura ve l'ho detto, prendete un bel cabinato della Madonna, ci mettete, piazzate dentro un computer fisso che sia decente, che abbia le caratteristiche giuste, ci installate sto battocera, ci mettete un terabyte o più di roba, ragazzi, avete tutta la storia del gaming a portata di mano su questo multi-emulatore, tutto plug and play. Quindi, cioè, veramente chiaretta, eh. Vabbè. Quindi ragazzi, cioè, siamo arrivati a dei livelli io non credevo, infatti sono rimasto assolutamente colpito. Però ragazzi, la difficoltà di questa cosa è che su Linux, ma bisogna soltanto abituarsi, perché con Linux ragazzi si fa il mondo. Allora, il soldemo lo sa, quindi non mi sono soldemo. Allora, appunto,
E poi ragazzi, come controller cosa potete usare? Praticamente tutti i controller. Allora, avete tutti gli adattatorini come ce l'ho anche io, come c'è altri del Meta, quello del GameCube, da USB a GameCube, da Nintendo 64 a USB, da PS2 a USB, quindi per il PC, tutti i vari adattatori. Poi avete il controller wireless della 360, della PS3, della PS4, dell'Xbox One con il ricevitore wireless che usate sul PC, ragazzi. Usate anche il Bluetooth, o usate il wireless, usate la wifi, potete usare il Bluetooth, potete connettere qualsiasi cazzo di cosa a sto battocera Linux, ve lo riconosce di default, basta che avete installato i driver, cioè ce li contiene già dentro i driver, cioè non saprei neanche io cosa dire, cioè, basta che installate i controller e vi mappate, cioè è veramente supporta qualsiasi cosa. Qui vi fa vedere la lista dettagliata degli emulatori per architettura, quindi vi fa vedere ogni console, perché praticamente ci sono, vedete, 62 console emulate e 75 emulatori, perché alcune console hanno più emulatori, tipo vedete 3DS, in base il MAME, vedete, ne ha tanti, in base al gioco ve lo seleziona, ecco, per fare avere la massima compatibilità. Qui c'è scritto tutto, sulla versione 64 funziona tutto, o se non funziona un tipo di emulatore c'è l'altro che compensa per la console. Allora, spero, io ragazzi sto cercando di tenere semplice, vedete il 22 gennaio 2019 è uscito l'ultimo battocera.linux.5.20, ma in realtà sta uscendo il 5.21 proprio in questi giorni. Io infatti vi farò vedere dove scaricare una beta già, ma in questi giorni esce. Comunque non preoccupatevi, perché se avete una versione vecchia o una beta, automaticamente ragazzi lo aggiornate da qua, quindi non preoccupatevi. Io vi consiglio di scaricare quella stabile o la .21 beta, che l'ho provata va molto bene. Vedete, supporta la 5.20, supporta il PS4, i pad del PS4, aggiunge l'emulazione della Nintendo 3DS col Citra, ha fatto un miglior joystick support, ha aggiunto anche un nuovo core per il Saturn, ha aggiornato i core libretro, eccetera eccetera eccetera, tante cose. Questa è la 5.19, eccetera eccetera eccetera. Allora ragazzi, vedete, c'è ROG Pro 64, vari tipi nano computers, vecchi computer 32 bit oppure standard computer per 86-64 bit. 5.20 si scarica da qua e si scarica da qui, l'immagine che è 800 MB è compressa, però ragazzi voglio farvi vedere come si installa la versione beta, voglio farvi vedere. Allora ragazzi, cosa faremo? Come si installa? È molto facile, bisogna scaricare un programma che si chiama Etcher, scaricare l'immagine che abbiamo visto dalla sezione di download, installare e far partire Etcher, estrarre l'immagine compressa che è img.gz, che è come uno zip. Attenzione che alcuni software come Opera, Chrome, Safari, che lo zippano già da solo, lo unzippano già da solo, quindi non scompattatelo ulteriormente. Inserire una chiavetta USB, quando lo scompattate sarà circa 1 giga. La versione beta è 3 giga, c'è molto più roba. Perché per sviluppatore, inserite una chiavetta USB o una SD card nel computer, oppure l'adattatore da SD a USB. Selezionate l'immagine e il drive, la chiavetta, con l'Etcher e clicca flash. Quando è finito vai nella root di USB e vedrai queste cartelle. Basta ragazzi. Allora, se il sistema non si avvia, oppure se si avvia è lento, vuol dire che il vostro computer non è supportato, e quando l'interfaccia è lenta è perché la scheda grafica è troppo, non è supportata da Linux. E se il computer contiene una scheda video in Nvidia come questo, per abilitarla bisogna fare una procedura, ragazzi, perché automaticamente non viene attivato la scheda video in Nvidia se l'avete. Se avete una Nvidia e non vi va, è perché dovete abilitarlo. Se invece avete un sistema come il mio, Optimus, che ne ha due, bisogna forzarla, perché sennò va la Intel. Però dopo vi spiegherò il problema di questa cosa. Questo problema c'è soltanto con i sistemi a doppia scheda video. Dopo ve lo farò vedere, come il mio. Se il sistema non si avvia, si lamenta sulla sicurezza, perché alcuni computer hanno nel BIOS una protezione che fa soltanto avviare il software Microsoft, e quindi bisogna andare nel BIOS e nel setup dell'EFI e disabilitare il Secure Boot. Ovviamente non si può installare, battocere e vendere l'SD card, perché non si può fare. E basta ragazzi, quindi vi abbiamo già detto che c'è l'ultimo, che è il 5.20. Non voglio perdermi niente ragazzi, sono tante cose da dire. Questa balena Etcher lo scaricate qua, la versione 64 di Windows lo scaricate qua.
così me lo scarica il setup. Io ho la versione portable, se non mi ricordo. Ah, perché mi sa che c'è anche qua. Ecco, vedete? Io ho scaricato questa versione per 64 bit portable. Questa qua, che non devi neanche installarla e funziona uguale. Questo è il forum, l'ha già visto. Allora, qui c'è anche il Discord, ragazzi, se volete sapere di più. Allora, qui c'è la wiki. Allora, i computer supportati nano sono Raspberry 0, Raspberry 1, 2, 3 o Droid vari. Allora, la maggior parte dei computer sono supportati. Il componente principale che potrebbe rendere il tuo computer non supportato è la scheda grafica. Nel caso in cui la tua scheda grafica non è supportata, il sistema sarà molto lento o ingiocabile. Ma la maggior parte delle schede grafiche sono supportate e tutte le schede grafiche supportate sono quelle supportate da Linux con OpenGL. Battocera.linux include gli ultimi driver NVIDIA 415.xx. Non sono abilitati automaticamente. Per abilitarli o disabilitarli devi connettere la tua chiavetta USB o l'SD card nel computer e nella root principale trovare il file che si chiama recallbox-boot.conf, è un file di configurazione di testo, e togliere il cancelletto che c'è davanti alla riga NVIDIA-driver uguale true. Così, se non c'è, aggiungetela a questa riga, senza il cancelletto davanti, così sapete in drive a NVIDIA. E quindi, ragazzi, è la lista delle GPU supportate. Quindi andate qua, c'è tutte le liste, vedete, che supportano gli ultimi driver, quindi voi fate supported products. Ci sono tutte le GPU, io faccio 740M. Eccola qua, questa è la mia. Per i notebook, per i portatili. Quindi se c'è qui, ragazzi, supporta questi driver NVIDIA. Se la tua card, la tua scheda video, è supportata soltanto fino ai driver 390.xx, bisogna usare invece quest'altra immagine di Battocera. Quest'altra immagine di Battocera funziona se tu hai... Allora, se hai una scheda video della GTX serie 5 o più nuova, puoi usare la standard, l'immagine standard di Battocera che si scarica dal sito ufficiale, e basta cambiare il file recallbox boot config come vi ho fatto vedere togliendo il cancelletto per abilitare i driver NVIDIA. Altrimenti questa build è disponibile, funziona soltanto per le schede video NVIDIA più vecchie che supportano fino ai driver 390.xx, e si abilita facendo questa procedura. Ok, e si scarica l'immagine da un'altra parte. Si scarica... Adesso non vedo neanche dov'è. Ah, da qui? Ecco, sì, si scarica da qua, ragazzi. Questa è la 5.20 normale. La 5.20. Questa qua invece è Battocera Linux 5.20 con i driver di NVIDIA 390. Ok, perciò 300 di sotto, quindi niente. E se la vostra CPU è vecchia. Allora... Poi, a me l'audio tramite l'HDMI si abilita normalmente, però alcuni computer non si abilita. Quindi l'audio HDMI è disabilitato di default, perché causa schermo nero su alcuni monitor. Per abilitarlo bisogna sempre modificare, però sulla chiavetta USB, il file boot grab config e EFI che è in boot, grab che è una cartella boot che è una cartella EFI, e aggiungere la riga radio.audio uguale 1 alla fine della linea Linux. Quindi quando vedete la linea Linux è questa, da così diventa così, cioè se mettete radio 1 qua ci mettete radio.audio uguale 1 per abilitare l'audio tramite HDMI, niente. Qui, questo aspettiamo un attimo, questa è la stessa pagina, perché no, ragazzi, non voglio dimenticarmi niente. Allora. Poi ragazzi, parliamo bene di tutte le immagini prima. L'immagine standard non dovreste avere problemi. Se avete problemi perché avete un computer vecchio con la scheda video vecchia, dovete usare quell'immagine lì. Altrimenti, questo è sempre la wiki. Altrimenti, per... coloro che hanno le GPU Intel, tipo la mia, ma a me va con le standard, alcuni invece GPU Intel hanno dei problemi. Quindi, se il supporto per l'immagine standard è rotto in alcuni modelli da 5.20, se ottieni schermo nero, prova questa build, che è una immagine di Battocera 5.20 personalizzata con un kernel più nuovo. E quindi voi quando l'avrete, il sistema vi dirà che non avete l'ultima versione, in realtà è più aggiornata, quindi non dovete aggiornarla. Fate dire no, non aggiorno, ignorate l'avviso.
E se per sbaglio l'aggiornate alla batocera vanilla, cioè la batocera standard, ristallate questa build, che è una, però la correzione definitiva di tutti questi problemi arriverà in batocera.linux 5.21, di cui io vi farò già vedere la beta, perché quella definitiva ancora deve arrivare, ma arriverà in questi giorni. Allora, qui c'è il source code, quindi qui c'è l'immagine. Ah no, è dall'altra parte, aspettate, è più sotto. Allora, adesso lo so vedere. Comunque, ecco, nota per i computer che hanno, i portatili come il mio, che hanno la scheda Intel più Nvidia 2 GPU. Quindi hanno 2 GPU di Intel più Nvidia. Se ottieni uno schermo nero, l'immagine... questa immagine farà andare batocera. Però l'uso della GPU Nvidia non è possibile al momento. Infatti ho provato in tutti i modi, anche abilitando varie cose, ragazzi. Quando abiliti a Nvidia, fa schermo nero, si spegne il computer forzatamente come se va in tilt e riforza la Intel. Non c'è verso. In batocera 5.21, definitivo, non è la beta, in definitivo c'è scritto che sarà corretto. Io spero tanto di sì, perché io, ragazzi, adesso vi farò vedere, ma non c'è verso di abilitare la mia Nvidia. Userò la Intel, che per fortuna è potente, uguale, vale lo stesso, ma se uso la Nvidia è ancora meglio. Però vi farò vedere, è un problema dei computer portatili Optimus che hanno doppia scheda video. Non c'è verso, l'ho disabilitata dal pannello di controllo, non c'è verso a disabilitare la Intel. La Nvidia non la becca, se la becca un attimo, fa schermo nero, si tilta il computer, non c'è verso. La Intel ha sempre la priorità sulla GPU a causa del BIOS. Il BIOS poi è balordo, l'ho aggiornato l'ultima versione e tutto, ma questa versione di notebook non ti fa scegliere qual è la scheda video principale nel BIOS. Ti forza sempre la Intel, non c'è verso. Ho provato mille modi, una settimana intera ho provato tutto di più, non c'è verso. Finché non arriverà a batocera 5.21 che riesce in qualche modo a sfruttare, non c'è verso. Quindi vabbè, per fortuna ho la Intel potente, quindi non me ne frega niente. Comunque l'immagine personalizzata, adesso vi faccio vedere se la trovo, se carica magari. Ah, qui c'è la punto 21. Queste che cosa sono? Sono tante immagini. Eccola qui. Aspetta, fammi vedere un attimo, perché qui c'è tanta roba. Non c'è mai niente. Allora, questa è la beta che ce l'abbiamo già. Sono tanti link. Ho provato tutte queste immagini, ragazzi. Io. Questo cos'è? La stessa. Giravo Droid 64. Beta stabile. Ultima. Ecco, l'ultima beta è questa. Stabile. Invece... cioè next, allora la stabile è la 5.20 che si scarica dal sito ufficiale, è la stessa ISO. Poi c'è anche next la 5.21 e vabbè, vedremo dopo. 320 323 320, vabbè, ok. Allora, quella lì che corregge per, nel caso delle Intel che non vanno, è questa immagine qua, 5.20 modificata. Io però vi consiglio di usare quella standard, a meno che quella normale, a meno che non avete proprio problemi con la Intel. Poi ragazzi, questo ve l'ho già detto, però lo tengo qua perché dopo vi farò vedere una cosa. Allora aspettate, i comandi basilari, che abbiamo detto tutto. Comandi basilari... e che mi serve allora? Comandi basici, aggiungere i giochi. C'è tanta roba, ragazzi. Versione sistema. Questo niente. Questo niente. L'ho supportato. Ok, allora. Questo purtroppo ve lo spiego dopo. Anche questo è come aggiungere i giochi, ve lo dico dopo.
Questo ve lo dico dopo. Questo ve lo dico dopo. Questo l'abbiamo già visto. Ecco ragazzi, il Dolphin non è supportato dallo Droid e anche neanche il Dreamcast e neanche l'Apple 2. Ma non è importante. Allora ragazzi, la versione beta di Battocera, la 5.21 beta, che è quella che voglio usare io, che ho installato anche io e che vi consiglio di provare perché secondo me è la migliore, è questa. Allora, versione per 60, aspettate che qui c'è un sacco di roba, per 64. Quindi ragazzi, c'è un sacco di versioni, 8 giorni fa beta last, continuano a mettere delle beta. Allora, 5.21, 320, 320, 323. Cambia 320, via. E scarico questa. Allora, ragazzi, scarichiamo quella la versione 5.21, l'ultima. Allora, quindi, questo è l'MD5, non me ne frega niente, neanche l'XZ, neanche... Mi serve questo, immagine.gz. Salva file. Desktop. Battocera, salva. Facciamo un bel download. Allora, intanto vi spiego una cosa. Io ragazzi qua, intanto aspettate, voglio farvi vedere come la chiavetta una volta installata, perché vi spiego una cosa intanto, tanto che, allora, questo qua ragazzi è il mio Battocera, questo qui praticamente, ragazzi, questa qui, allora io sto aspettando quella da 120, da 400 giga, però intanto l'ho provato su un 32 giga. Vedete ragazzi che non mi fa vedere 32 giga, perché praticamente la chiavetta viene partizionata in due parti, una leggibile da Windows, che si presenta così. Cioè, ragazzi, tutti i file di sistema che non vanno toccati. E questo, ragazzi, è R-Callbox bootconfig, bisogna cambiare. Bisogna sempre aprirlo con WordPad, perché altrimenti vi sminchia, vi rovina la struttura del file di testo. Vedete, c'è share device internal. Share device, ragazzi, è dove vengono messe le ROMs. Io vi consiglio di usare internal e di mettere esterno quando volete scambiare le ROMs, ma io non ho mai fatto questa procedura. Il suono di splash è spento quando lo avvii, non me ne frega niente. Ecco, vedete, Nvidia driver true, qui c'era il cancelletto anche qua davanti, l'ho tolto, poi fate salva. Ma quando io uso questo WordPad, quando uso il WordPad, ragazzi, non so perché, poi quando c'era non lo legge, perché mette a capo qua, rovina la struttura, non lo legge. Allora ragazzi, bisogna fare una procedura da comando. A me ha funzionato solo così per abilitare Nvidia, anche se poi non riesce perché ve l'ho detto, è un Optimus. Quindi questo qua è il file che ci interessa. Quindi cosa bisogna fare, ragazzi? Allora, dopo vi farò vedere. Bisogna premere CTRL più F3, se non mi ricordo male. Aspettate che non voglio dire una stupidata. Bisogna entrare nel terminale di Linux. Dopo vi farò vedere. Adesso non aspettiamo che scarichi. No, aspettate. Terminale Battocera. O Alt più F. Adesso non mi ricordo neanche più. Bisogna provare. Devo provare perché non mi ricordo. Bisogna scrivere questa roba qua. Questa roba qua. Bisogna. Ve lo faccio vedere dopo. Aspettiamo adesso che finisca perché c'è il 5.21. Ma a parte grazie che posso anche, anzi, facciamo una cosa. Annulla qui. Annulla questo qua. Perché non è importante per ora. Dopo vi faccio vedere dopo. Allora, facciamo così. Praticamente cosa fate, ragazzi? Prendete la vostra chiavetta. La vostra chiavetta come questa, come quella che ho fatto vedere. La vostra chiavetta. L'attaccate al computer. Formattate in qualsiasi tipo di formattazione. Basta che, ragazzi, non ci siano partizioni sopra. Cioè, cancellate tutte le partizioni.
che sia NTFS, che sia FAT32, non importa. Fate partire questo balena, Etcher Portable. Io sono 64 nel mio caso. Adesso qui mi hanno scritto degli appunti che aveva detto solo il demo, voglio vedere. Mi aveva detto, vedi, ti consiglio Battocera Linux. Emula tutto fino anche Wii. Quindi ragazzi, emula anche, mi sono dimenticato, il Naomi, la Tommy's Wave, delle cose fighissime. Ecco, per esempio, lui ha un Xeon 3,4 GHz e uno Zotac Amp 760 con 16 GB di RAM. Non è nulla eccezionale, però funziona tutto. Ecco. Allora, adesso vediamo se sto Etcher si è avviato, perché a volte si... no, ecco. Si avvia Etcher. Allora, selezionate l'immagine, quindi la ISO, quindi avete il GZ, usate WinRAR, WinZip, iZark, lo scompattate, poi fate selezione immagine, selezionate l'immagine, IMG, selezionate la chiavetta e poi fate flash, ragazzi. Fate flash e ve lo installa. Prima lo installa, ci mette 5 minuti. Installa l'immagine, poi ve la verifica, poi ve lo espelle. E poi, ragazzi, è fatto. Cioè, avete Battocera sulla chiavetta. Avete Battocera sulla chiavetta. Adesso vi faccio vedere dove scaricare le varie cose. Allora, innanzitutto... Poi, ragazzi... Adesso vi faccio vedere tutto, però... Bisogna capire un po' di cose. Allora, prima di tutto... C'è un youtuber della Madonna, sempre me l'ha deconsigliato Soul Demo, che ha installato, cioè ha messo su YouTube tutti i rockstar possibili ed immaginabili. Questo youtuber si chiama Azvarel Retro Gamer, ragazzi. Guardate, questa è la sua playlist, ROMset, cioè tutti, è uno spagnolo ovviamente. Tutti i ROMset completi del Recallbox, RetroPie, Battocera, del Sega CD, dell'IPSX, della Capcom 1, 2, 3, del Neo Geo, del Dreamcast, del completo Nintendo 64, completo del Mega 32, del GBA, del Game Gear, Game Boy. Ragazzi, guardate, ha tutti i ROM pack esistenti di tutte le console già configurati per Battocera. Già con le copertine, tutti configurati per Battocera, PC Engine... Ragazzi, guarda, sono 151 video con 151 ROM set completi del MAME, del GameCube pack 1, poi GameCube pack 2, ragazzi, c'è tutto della PSP pack 6, c'è tutto, altro che Emu Paradise, qui è tutto. Atomic Wave, Naomi, ragazzi, c'è tutto, ogni console, vi scaricate quelle console che vi interessano, perché Battocera non vi fa vedere tutte le console subito, ma quando aggiungete le ROMs e i BIOS, perché sono ROMs e BIOS, ragazzi, funzionerà tutto. Tra l'altro, è molto importante scaricare i BIOS, perché qui in mezzo c'è BIOS, aspettate, ci deve scaricare, ogni ROMs è tipo PSX pack 1, vedete, c'è parte, è diviso in parte, parte 1, parte 2, parte 3, e anche le immagini, cosa fa? Le immagini dei giochi, delle copertine. Ragazzi, vi consiglio di usare, di installare Jump Downloader 2, copiate tutti i link, ve li scarica in sequenza, poi c'è ogni archivio, c'è la password, che è questa, è sempre Azvarel PSX, il nome della console, e ragazzi, vi scappate i ROM set completi, scaricate i ROM set completi, YouTuber della Madonna, scrivete BIOS. Le ROMs le trovate così. Poi c'è il BIOS Battocera 2019 download. Tutti i BIOS di tutte le console, perché non tutti le richiedono. Tipo il Neo Geo richiede il BIOS. Addirittura il Neo Geo richiede un BIOS proprio nella cartella ROMs, non nella cartella BIOS. Due particolarità. Anche le PS1 richiede il BIOS. Invece il Game Boy normale non richiede il BIOS. Game Boy Advance sì. Questo qua, ragazzi, adesso non mi ricordo quale dei due, comunque è quello lì, mi sa. Questo qua, praticamente, qua c'è il BIOS, è circa 27 MB, ragazzi, tutti i BIOS di tutto, ci sono tutti, fa vedere la lista di quelli che lo richiedono, e poi, ragazzi, si scarica il BIOS. Questo invece cos'è? Il BIOS di Recallbox, non di Battocera, vabbè. Non mi interessa. Poi altre cose, ho detto i ROMset ve li ho detti. Oppure, ragazzi, le vostre ROMs ve le trascinate nelle cartelle, poi farò vedere come. Oppure, ragazzi, vedi qui c'è quello della PSX, del Naomi.
Oh ragazzi, ci sono delle immagini di Battocera 5.20, quindi l'ultimo. Già col code tutto. Cioè, già complete. Vedete, a circa 700 giochi questo qua. Ci sono questi. Oppure ragazzi, se proprio volete esagerare, immagine, quindi sì, MG, immagine, queste pubblicità 5.20, Battocera 500 GB col 3DS, Naomi, PS2, Wii, c'è tutto dentro, vedete, c'è tutto dentro, anche qua c'è un sacco di link, già l'immagine 500 GB, già avete sul mondo, eccetera, cioè ragazzi, poi trovate la 1 TB, trovate di tutto, Qui c'è tipo la Tommy's Wave, ragazzi, che è una console che non... cioè non è una console, è un arcade della Madonna. Ecco, cioè, ragazzi, sono delle piattaforme, ragazzi, che normalmente col PC non potete emulare. Invece con questo sistema operativo sì, tipo la Tommy's Wave in Naomi, che sono degli arcade della Madonna. Cioè, dei giochi che sconosciutissimi. Ecco, ragazzi, per abilitare i driver nei video ce la fa una procedura da pannello. Aspettate, sì. Ecco, questo qua, ragazzi, è l'unico che mi è funzionato. Quindi cosa bisogna fare? Faccio vedere questo youtuber. Uno spagnolo anche lui. Allora, bisogna fare così. Praticamente. Fate Alt più F3. Allora, non mi ricordo se bisogna fare CTRL più F1, F2 o F3. Oppure Alt più F1, F2, F3. Ragazzi, lo provate, vi viene uno schermo nero. Quando siete dentro, Battocera. Quando avviato, Battocera. Dopo vi faccio vedere. Comunque, bisogna mettere... scrivere login root. Nel login bisogna mettere root. Scrivere root minuscolo, che sarebbe il nome utente. Poi password, scrivete Linux tutto minuscolo. Poi fate invio e accedete. Vi apparirà questo cancelletto. Vuol dire che siete dentro. Allora, ripeto. Login root. Password Linux, che non si vede per quando la scrivete, ma fate Linux, invio e vi arriverà il cancelletto. Siete a posto. Ora fate, ragazzi, dovete scrivere questa cosa qua, perché adesso non me la ricordo, dovete scrivere voi a mano, allora dovete montare, allora scrivete mount trattino 0 remount virgola rv, poi fate spazio slash boot e fate invio, poi fate nano spazio slash boot slash recall trattino boot .conf, fate ancora invio, apparirà l'editor di testo come se voi l'aveste aperto su WordPad, di quel programma qua, che era di quella configurazione qua, che era recall-boot.conf. Togliete l'asterisco, adesso fa vedere la stessa cosa, però ecco, vedete, appare questo GPU nano, vedete, cancellate quello lì, poi fate CTRL più X per uscire, o solo X, adesso non mi ricordo, vi dice volete dice questa cosa. Save, allora vi dice save modified buffer, praticamente vi dice così, aspettate che lo tolgo, vi dice save modified buffer, voi fate y e lo salva, poi fate y, cioè yes, poi fate invio e ve lo salva, e poi ragazzi, per uscire dovete prima scrivere questa cosa per salvare tutto. Fatto questo, dovete scrivere questa riga qua. Fermate il video e la scrivete. Recallbox-script, recallbox-save overlay.sh. Fate invio. Farà questa cosa. Farà success. Poi scrivete reboot, R-E-B-O-O-T. Fate invio. Il PC si riavvia. Con Battocera si riavvia. Siete a posto. Si sarà abilitata la scheda video NVIDIA. Io ci ho provato varie volte, mi fa schermo nero, poi rimette la Intel, perché è un PC Optimus, ma se avete solo una scheda video fisso, un fisso, PC fisso, NVIDIA, ragazzi, si abilita così. Se no, vi si sminchia il file di testo. Ho provato in mille modi. Questo ve l'ho detto, basta, ragazzi. Allora, quindi, avete flashato l'immagine sulla chiavetta con Balena Etcher. Avete scaricato i ROM pack e i BIOS. Avete abilitato NVIDIA. Dopo lo faccio vedere dopo. Comunque, no. Sì, ve l'ho già fatto vedere come fare. Ragazzi, ci vuole questo programma che va craccato. This Genius Professional Portable. Che legge le partizioni. Che adesso non mi ricordo male se è tipo ext3 o ext4. Legge le partizioni di Linux. Perché guardate, la chiavetta col computer, la vedete? Innanzitutto da 3 giga in realtà.
30 giga quell'SDD. Vedete soltanto i file di sistema con questa configurazione. Ecco, vedete, questo è il nostro sistema operativo. C'è il disco locale C e la spazio riservato per il sistema. Questa è la chiavetta, vedete, 29 giga. Batto share è quello che vedi con Windows normale. Poi c'è questa cartella share. Fate così, che è la partizione Linux. Fate così. E dentro, vedete, cartella BIOS. Si trasferite tutti i BIOS che scaricate dal Azvarel Gamer così come sono. Cioè, alcuni vanno nelle cartelle così. Altri vanno così proprio. Con le loro estensioni. C'era un bel po'. Ci sono tutti così BIOS, BIOS PS1. C'è tutto qui. Tutti qua i BIOS trasferite. Quindi fate, selezionate tutto, trascina qua dentro, fate sì. Trucchi, non mi interessa. Decorazioni, dopo se uno vuole approfondire lo fa. Estrazioni, qui c'è il Kodi, qui c'è la musica volendo. Ecco ragazzi, ROMs, preparatevi. Le cartelle di tutti le console. Quindi, avete giochi GBA? Metteteli dentro GBA. Game Boy Color, Game Boy, GameCube, tipo l'Atomic Wave. L'Atomic Wave va messo dentro la cartella Naomi, perché il Naomi e l'Atomic Wave vanno tutti qua dentro. Qua. Poi c'è sempre una cartella media con le copertine o downloaded images. E poi c'è sempre la cartella, c'è sempre il file. Dov'è che è? Non lo trovo neanche più. Aspettate, se andiamo in per una roba. Gamelist.xml. E basta ragazzi, qui sono le ROMs. Trascinate tutto qua dentro, ve lo configurate per bene, fate le vostre prove, mettete qua dentro. I salvataggi vanno qui sempre in cartelle, gli screenshot. E poi c'è il sistema. Robe molto avanzate di cui non vi parlo, più tutorial. Quindi ragazzi, vuole questo programma, è il modo più facile, altrimenti potete usare la condivisione di rete, potete usare un altro hard disk avviando, batto c'era avviato, mettete che le ROM ce l'avete non su un'internal ma esterna. Io vi consiglio di fare così, cercatelo, craccato ragazzi. Io vi consiglio di cercare su Rootracker, scrivete disk genius Rootracker, è un torrent, lo scaricate, portable. Allora, vi ho detto tutto, quindi l'avete installata, a posto. Ecco ragazzi, un'altra cosa. Volete saccheggiare, avete l'ultima versione di Battocera, già installata, già settata, volete scaricare un'immagine di Battocera magari da 500 giga con già le ROM se volete saccheggiarla? Si può fare. Prendete due chiavette, su una avete la vostra Battocera, su un'altra montate quella da 500 giga, poi con Disk Genius copiate tutto sulla disk computer, leggendo quella ripartizione del Battocera da 500 giga, poi la formattate, via, e poi ragazzi la ritrasferite sul vostro Battocera sempre con Disk Genius, però nelle cartelle giuste. E basta, tipo, perché alcuni spagnoli fanno tipo la sezione, non so, beatmaps, fanno Metal Slug invece di fare Neo Geo, eccetera. Allora ragazzi, dovete capire voi, se quello lì è una ROM MAME, mettetela in MAME, se è GBA, mettetela in GBA, cioè, ve lo mettete in ordine voi, come sto facendo qua, poco alla volta. E basta ragazzi, qui sono, basta così, qui vi ho detto che c'è Battocera, sì. Ok. Quindi, cosa mi rimane da farvi vedere? No, niente ragazzi, direi di passare alla parte di Battocera, proprio su computer. Allora ragazzi, quindi, avete fatto tutto quello che vi ho detto, avete la chiavetta, attaccatela nella porta che volete. Dopo aver dato la priorità nel BIOS, perché questo è importante, bisogna dare la priorità nel BIOS all'USB. Cioè dovete, ragazzi, entrate nel vostro BIOS, ogni computer è diverso, fate ESC nel mio caso, oppure F1, F2, poi c'è tanti tasti. Provate, quando accendete il computer entrate nel BIOS, guardate per il vostro sistema operativo, cercate su internet entrare nel BIOS, andate in boot order, cioè l'ordine di avvio, e mettete l'USB prima dell'hard disk, prima di tutto, in modo tale quando accendete, come quando si installa il sistema operativo, vi dia la priorità sulla chiavetta USB o SD card. E quindi poi quando lo accende, allora, quindi se io l'accendo normalmente senza la chiavetta attaccata, accende Windows 7 normale, a posto. Se c'è la chiavetta attaccata, accenderà Battocera. E adesso la chiavetta l'ho attaccata, quindi partirà Battocera.
Accendo. La chiavetta è attaccata, quindi non partirà Windows, ma è come se l'hard disk, vedete, basta sera punto Linux, è come se l'hard disk fosse la chiavetta. Ora, guardate, basta sera punto Linux, 5.21 dev degli sviluppatori, la 5.21, adesso dovrebbe andare là, perché l'avevo configurato sull'HDMI, se non mi ricordo. Ecco, infatti, vedete, adesso, ah no, devo ancora configurarlo allora. Caricamento. Ok. Allora, ragazzi, adesso c'è, allora, perché? Poi, guardate, abbiamo il controller wireless, quindi accendo i ricevitori wireless con lo switcher USB Hub 3.0. Adesso metto la batteria nel controller della 360 wireless, lo accendo, vedete, gli faccio così. Qui ragazzi mi sono messo già parecchie ROMs, vedete, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, eccetera, però adesso ve lo mettiamo sulla TV là. Faccio vedere i settaggi, allora intanto per entrare nel kernel bisogna fare Alt più F3, vediamo, no, C3L più F3, non mi ricordo più allora, C3L più Alt più F3, aspettate, ah, bisogna fare C3L più Alt più F3. Si entra nel kernel. Vabbè, adesso vedete, dovrei scrivere root. Invio. Password Linux. Invio, viene quello lì. Ora scrivete mount, quello che vi ho fatto vedere prima. Trattino 0, remount, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho già fatto vedere, niente, non importa. Ora facciamo reboot. Così riavvio, batocera. Ah, command not found. Esc, come si fa a uscire adesso? Allora bisogna fare tutto. Non so come si fa adesso, quindi mount, ve lo faccio vedere allora. Mount trattino 0 remount e remount rv slash boot. Mount 0 remount rv slash boot, bisogna fare slash boot slash oddio recall box trattino, ricordo neanche più come recall box, no, mi ricordo neanche più come il file recall box, oddio, aspettate che qui andate a incasinare. Col box, com'era il nome? Non ricordo più. Cioè, mi ricordo come si fa la procedura, però è R col box batocera conf. Conf. No, com'è? Aspettate qui. Col box. Batocera. Cavolo si chiama, ah, recall box tino boot conf, quindi recall box tino boot punto conf slash boot slash recall box tino boot punto conf. Vabbè, è già abilitato, quindi non me lo fa fare niente. Allora reboot, perché non me lo fai fare reboot? Ah, si sta riavviando. Ecco, si era via. Quindi si fa C3L più Alt più F3. Facciamo riavviare. Adesso, guardate, rimane comunque abilitato il controllo della 360, anche se si riavvia, proprio come se fosse la 360. Quindi non ce la fa niente. Poi c'è la musichetta che adesso si sente nelle cuffie, perché devo abilitarla là.
Adesso poi lo catturerò anche con... voglio metterlo là che si cattura con la VR media. Non so. Poi ragazzi, se fate F1 avete un esplora risorse anche qui, le cartelle, vedete le cartelle share, quelle delle ROMs. Quindi se voi attaccate un altro USB, un altro hard disk, ve le trasferite da qua con l'F1, oltre a usare Disgenius, però io sono più comodo con Disgenius. Allora ragazzi, è molto importante, start. Allora, Nvidia Drive è stabilito come ho detto, start, me lo sono mappato qui, start, però adesso no, aspettate, ve lo faccio vedere su là, perché prima abilitiamo subito l'uscita video. Video output HDMI 1, sistema verrà avviato, si sta riavviando, adesso dovrebbe andare là, quindi adesso vediamo se appare, accende la VR media, così vi catturo anche il batocera, vediamo, dovrebbe arrivare, eh? Sì, sta arrivando. Ecco qua. Adesso l'abbiamo qui. Aspettiamo che la VR media si accenda. Devo mettere anche l'audio che esca, però. Quindi, tanto lo mettiamo. Uso il controller, ragazzi. Più mica bisogno di usare la tastiera. Segno sonoro. Uscita audio HDMI 0. Vediamo che si riavvia la VR media, questa è la VR media, Vediamo che la VR media si prepari, ecco, quando si è preparata poi, ok, allora adesso facciamo catturare l'immagine, perché proprio prima dovrei avviare, perché quindi faccio start, fatto, esci, riavvia il sistema, sì, sempre col controller, come vedete prende benissimo anche da là, adesso riappare e io catturo, quindi vediamo che torna il segnale, se no non si può catturare. Adesso dovrebbe esserci anche l'audio, perché ho messo anche l'audio HDMI 0 stavolta. Sì, ora c'è, quindi abbasso qua, se non fa interferenza. Recchiamo. Ok, intanto ragazzi è 720p, quindi adesso start, tanto adesso dovreste vedere, adesso vedete sia me che Bato c'era. Allora, opzioni di sistema. Allora, Emulation Station versione 2.0.1.A. Opzioni di sistema. Information. Allora, versione 5.21 dev. Dipende se provate la beta. Ora, adesso uscirà la 5.21 definitiva che risolverà tanti problemi. Ora 5.20 base, quella standard. Vedete disco? Adesso perché ce l'ho pieno, ma dopo arriverà quello da 400 giga, quindi siamo a posto. Batteria 100% di computer, temperatura 40 gradi, monitor anche la temperatura. Versione per 86-64 bit, che è la batocera migliore. Sistema Linux 4.19.21. Ecco, vedete, OpenGL. Ragazzi, se voi abilitate la Nvidia, come vi ho fatto vedere, e avete il PC che ve la legge, perché non è un Optimus come il mio, che batocera non riesce a leggerla, verrà scritto Nvidia 4.5 o 4.6, verrà scritto proprio Nvidia. Invece ragazzi, ve l'ho detto, il mio PC è un dual GPU, Battlecer 5.20 ancora non lo supporta, e quindi anche se abilito Nvidia mi va sulla Intel, quindi io vedo la Intel adesso, che è questo 4.5 core profile, comunque OpenGL 4.5 fa andare tutto ragazzi, non lagga niente, quindi una Intel, l'ho detto, HD 4600, mese 18.2.4. CPU, vedete, CPU del PC, Intel Core i7 4700MQ, CPU 2.4 GHz, 8 CPU, eccetera. Poi facciamo col B indietro. Unità internal, quindi vuol dire che le ROMs le legge dalla scheda SD chiavetta stessa, non dall'analisi esterna.
lingua italiana l'ho cambiata da qui, overclock nessuno, state attenti con l'overclock, così fanno gli aggiornamenti, faccio vedere inizio aggiornamento, cerca connesso a internet, vedete, vuoi aggiornare perché io sono la 5.21, ma lui vuole aggiornarmi la 5.20, vuole mandarmi indietro perché lui non sa nel suo database che c'è la 5.21 beta. Dopo invece quando c'è la 5.21 stabile aggiornerò. Fai backup, le opzioni dei codi. Poi c'è opzioni dei giochi, formato gioco, guardate, tutti i formati video che volete. Grafica migliorata, auto on off, tutte cose che dovete provare. Lo trovate sulle wiki, riavvolgi, cioè rewind, torni indietro per rifare, è da rambazzi però. Salvataggio caricamento automatico, gli shaders, le scanlines, stile retro, potete aggiungere alti, l'integer scale, pixel perfect, scegliete decorazioni varie, le retro achievements, che ragazzi è come un po' gli obiettivi della 360, vi dà gli obiettivi, BIOS mancanti, ecco qua vi fa vedere se quando avete messo tutti i BIOS nella cartella BIOS ve ne mancano, a me mi sa che mancano due cose, ma cose stupide, un BIOS del Neo Geo CD, dice qual è, dice che manca, basta scaricarlo, mettete in BIOS. Sega Saturn, questo qua, che non è, che ce l'ho ma dice che è invalido l'MD5, non è un BIOS originale, vabbè. Comunque va lo stesso, comunque va, ecco, avanzato, qui avete invece settaggi per ogni console, quindi Game Boy Advance, vedete, che emulatore, qui ce n'è solo uno, facciamo il Saturn, guardate, emulatore, no, core, no, aspettate, qual è che c'è più emulatori? Il DS? No? Ecco, vedete? Nintendo 64, potete scegliere l'emulatore Libretro o Mafia 64 Plus o Auto, lui lo sceglie lui, su Auto. Core, Auto. Formato gioco, modalità video, grafica... Quindi ragazzi, questo, quella là è il settaggio generale, questo è il settaggio specifico per ogni console. Aggiorna la lista di giochi, quando voi aggiungete un gioco fate aggiorna la lista perché magari non ve li carica. Opzione dei controller, ecco, configurare un controller ragazzi, quindi fai, tieni premuto un tasto, vedete, su, giù, sinistra, destra, su, sinistra, il joystick 2, A, B, X, Y, Start, Select, L, R, L2, no, ho sbagliato, oddio, adesso... Ah ok, aspettate che lo rifaccio perché ho cannato un po' di roba. Su, giù, sinistra, destra, su, sinistra, A, B, X, Y, Start, Select, R2. Combinazione di tasti, vi consiglio di usare questo, quello della Xbox, premetterlo una volta. Ok, perché quello gli serve per fare gli hotkey. Faccio vedere dopo. Cioè per fare... Perché ragazzi, avete tutti i tasti, però come dite, come si fa il rewind, il save state, load state, l'accelerazione e uscire? Ragazzi, bisogna fare... schiacciare il tasto e fare gli hotkey. Cioè, tieni un tasto, poi un altro. Due tasti insieme, praticamente. Fate le funzioni extra. Interfaccia, output, vedete? Scelto auto, HDMI 1, scelto HDMI 1, c'è l'overscan, c'è lo screensaver, c'è mostrare il frame rate, il clock, c'è i temi e c'è il volume limit, non toccate quella roba qua. Opzioni sonoro anche qua, HDMI 0 messo, per sentire l'audio, per catturarlo. Opzioni di rete, ragazzi avete connetto, io ci ho attaccato col cavo Ethernet perché per farlo aggiornare anche, o per usare i codi. Scrape ragazzi serve per trovare le copertine, voi fate manual scrape automatic, vi scarica le copertine delle ROMs senza che dovete mettere, poi una volta che avete fatto tutto fate esci, riavvia perché deve aggiornare tutto. Allora ragazzi, per esempio Atari 2600, 645 giochi disponibili, scaricati i ROM pack che vi ho fatto vedere, che ne so, io conosco uno, si chiama Hero. Cioè, sono le copertine, guardate, cioè, ve le scarica automaticamente lui. Cosa ho fatto? Ah, sì. Sì, io che ne so, Burger Time, che lo conosco per il male. Fate X, parte. Spero che la veramente non si buggy, ma lo testa. Ah, no, perché non parte? Perché? Forse c'è qualche non buggata a volte. Scusate.
che non li ho provati ancora. Forse devo riavviare. No, ecco, infatti va. Ecco ragazzi, poi una cosa figa è che voi ci dite, voi potete mettere anche schermo intero, ma mi piace così. Cioè ve lo mette nel formato giusto ogni ROM, ogni gioco. Cioè se è un gioco in 16 noni, se è una console in 16 noni, veramente 16 noni. Questo ve lo mette in 4 terzi con lo skin, l'overlay intorno della console, quindi in realtà 2600, guardate. C'è la demo e adesso comincio. Aspettate. Ah sì, perché praticamente devo mettere la bomba. Aspettate, devo... Ok, si fa così, posto. Com'è che si spara? Ok, si spara, salvi l'omino. Allora, qua è già finito il livello. Quindi, andiamo così, metto la bomba, non mi vado. Vado giù. Questi ragazzi sono giochi della Madonna. Andiamo indietro, eh. Andiamo indietro di 40 anni o più. E vabbè, poi ragazzi, quando dovete cambiare gli hotkey, fate questo, l'hotkey più start. E torno indietro. Poi B, ecco, andiamo, che ne so, andiamo a cose più interessanti. Allora, c'è anche il Dreamcast, vedete, c'è qualche titolo. Poi, GameCube, Ikaruga. Ragazzi, non tocchi niente, tanto plug and play, la chiavetta. Adesso parte Ikaruga. Fa vedere, vedete, Intel. Se invece avete dato la Nvidia, c'è scritto Nvidia. Ikaruga. Ragazzi, non lagga un cazzo di niente. Però con la Nvidia andrebbe ancora meglio. No, ma il mode... Questo ragazzi sta così perché hanno sparato tutto, quindi... Sì, devo metterlo a schermo più grande, comunque. Perché c'è l'opzione da mettere. Cioè, ragazzi, avete tutte le console a posto di mano, veramente. Tutto plug and play. Aspetta ancora. Hotkey. Torna indietro. Game Boy Advance. Kirby. Parte il bio. Guardate ragazzi che bello lo skin del Game Boy Advance. Eccetera, eccetera. Eccetera ragazzi, siamo esi, qui c'è tanta roba, adesso c'è della roba figa, perché Game Boy Color, sono messo Vario Land 3, devo ancora mettere le skin, Jaguar, vi fa vedere com'è la console anche, se lo mettete, il Mame, che ne so, ecco, Astyanax, quindi anche il Mame ragazzi, io vi consiglio, più che usare l'emulatore del Mame, perché io dovrei portare il tutorial, ma ragazzi, qui c'è già il tutorial, cioè... Come vi ho detto, non vi porto il tutorial dell'emulatore Saturn perché è un casino e non va bene come questo. Uguale il MAME, io vi consiglio di fare semplicemente plug and play, usare Batocera e mettete il MAME qui, ragazzi. Non c'è bisogno di fare chissà che tutorial, anzi, è solo una complicazione perché il MAME è bello complicatino da configurare. Invece così, ragazzi, vi togliete tutte le rotture di balle, tutto plug and play e siete a posto. Cioè avete tutti i sistemi, mamma, tutto quanto. Ce l'avete qua, anche Toki, Wonder Boy 3, cioè, veramente. Mette le monete con Select, fate Start. Ce l'avete il mamma, ragazzi, cioè, senza stare lì a fare lo sbatti, 10 miliardi di configurazioni, tutto... Cioè, poi l'ho detto, mettete tutto in un cabinato, batto cera, con una chiavetta, un hard disk intero, perché potete installarlo sull'hard disk, anche mica solo su chiavetta, No, ho cannato tasto. Come cazzo si fa andare su? So neanche. Ragazzi, è tutto perfetto, fluido, Adesso andiamo a vedere altra roba. Master System, Mega Drive.
SX, Nintendo 64, ragazzi, faccio vedere. Tra l'altro ve lo gioca anche ad alta risoluzione. Banjo-Kazooie. Ad alta risoluzione, eh. Cioè, già impostato tutto, eh. Cioè, alta risoluzione. Cioè, ha proprio HD. Anche Nintendo 64. Da configurare l'emulatore sembra una menata a volte, con tutti i titoli c'è sempre da... Invece qui ragazzi è tutto perfetto. Adesso non ho provato con tutti i titoli, però... Adesso qui non, ragazzi, non è un lag, eh. È proprio l'FPS di Nintendo 64 nativi che sono così, eh. Guardate che roba. Guardate che roba. Qui vabbè, la versione spagnola perché non ci ho messo l'ho mio. Guardate che roba. Qualità altissima, non sembra neanche Nintendo 64, eh. E poi, non so perché, qui là, praticamente non lag. Invece su PC lag a volte. È proprio ottimizzato bene sto battosera. Ve l'ho detto, è un sistema operativo apposta per il retro gaming. Ok, ecco ragazzi, il Naomi e la Tommy's Wave. Questo ragazzi è una è un arcade della Madonna. Vi faccio vedere Dolphin Blue. Che ragazzi è tipo Metal Slug, è una figata. Ma un po' mangato. Ah, è questo che devo. Perché qui devo nascondere perché c'è un doppi file. Perché c'è altri file prom, altre cose. Comunque, no, perché non va adesso? Qual è il problema? Fanno andare ieri, adesso non va. Anch'io perché no. Zack 6. Dovrebbe andare. Ma perché non va? Anche perché il DS, ragazzi, Mario Kart DS, bello skin del DS, ragazzi, fighissimo, veramente figo. Cioè, ma anche la catturare per YouTube, ragazzi, avete già l'overlay pronto, è una figata, cioè è una figata, ragazzi, avete già l'overlay pronto, cioè veramente. Poi dopo si può veramente sbizzarrire con questi emulatori, eh. Guardate che roba, ragazzi. Anche il DS va benissimo. Mica starli a selezionare 10 miliardi di roba. Che cos'è il di retro, ragazzi? L'emulatore della quello di retro arce, praticamente. Quindi, tanta roba. Veramente tanta roba. Ragazzi, poi anche con un computer voglio dire normale, non è che ci vuole un mostro di computer. Non ci vuole un mostro di computer per fare questa roba. Adesso non capisco perché non mi va il Naomi, ma perché sto ancora trasferendo le ROMs. Neo Geo, ragazzi, tutti Metal Slug, per l'amor di Dio. Metal Slug. Slug 4, facciamo partire per Slug 4 con il Neo Geo, ci vuole il BIOS Neo Geo in ROM, nella cartella ROMs. Mi raccomando, guardate, fa vedere proprio il Neo Geo, il BIOS del Neo Geo che parte. Inseriamo le monete. Metal Slug 4, uno dei più pesi, quindi se vanno con questo qua va sicuramente anche gli altri. Ma ragazzi, cioè non dovete mica stare lì a configurare il bar, per l'amor di Dio. Devi trovare le ROMs, devi trovare i BIOS, infatti devi trovarli, scaricate tutti i ROMs. Avete tutto il gaming a portata di mano su una cazzo di chiavetta USB, Dio santo. Dovete soltanto prendere un po' di familiarità con sto Linux, ma non è niente di che. Io ho spiegato tutto, tutte le manovre della Madonna, adesso mi sto divertendo un casino perché... Sapete come sapete, Metal Slug. Non sono abituato a questi tasti che sono un po' diversi. Devo cambiare.
E boh, ragazzi. Allora, il NES, faccio vedere Super Mario Bros, cioè Mario Bros 3. E ha fatto la reva, vabbè, ho sbagliato. Guardate che bello, ragazzi, il NES intorno, cioè, veramente. Poi, ragazzi, un'altra cosa. Ragazzi, fa vibrare il controller. Tipo, quando io gioco alla PS1, se uso il controller, l'adattatore PS2, da PS2 USB, mi vibra perché ho messo la vibrazione nel controller da PS1. Invece, ragazzi, l'emulazione PS1 ve lo porto, mi porto. Oltre che la modifica, anche l'emulazione PS1 con l'emulatore proprio da PC. Oltre che Combatto Sera, che ve l'ho portato adesso, perché l'emulatore PS1 è veramente fatto bene. Poi, per esempio, c'è degli shader, c'è tante cose, è fighissimo. Ma ragazzi, ma il Saturn io non ve lo porto per PC, cioè per quello normale, per Windows, l'emulatore, perché vi porto la modifica della console, ma non l'emulatore PC, vi porto questo. Il gioco Pocket Color, ragazzi, Metal Slug First Mission, cioè dei giochini veramente, cioè io non è che installo l'emulatore del Neo Geo Pocket sul PC, uso Battocera, cioè è comodissimo, guarda, non toccare niente, cioè guarda, parti così alla brutazza, parti mi fai fuori tutti, perché non ci ho mai giocato sto gioco. Fai fuori tutti, poi guarda, veramente immediato, cioè il PC Engine, cioè il PC Engine CD-ROM, cioè altre beast, c'è cioè il BIOS, quelli che si usano anche per il 3DS, c'è l'emulatore anche per il 2DS, 3DS. Cioè, adesso anche qui non parte, perché fino a ripartire? Secondo me sai perché non parte? Perché la chiavetta è troppo piena e non ha spazio per lavorarlo. C'è il Doom, c'è il PS2. PS2! Vediamo se riesco a farlo partire. PS2, ragazzi! La PS2! Anche l'emulatore PS2! Lagga solo all'inizio, quando fa così, e poi non lagga più. Ragazzi, anche il PS2, l'emulatore PS2 è tanta roba, cioè, e poi configurarlo è sempre un casino, invece qua. Versione italiana, tra, ci mettete le ROMs, giusto? Se qui avendo una formattata da memory card, bisogna formattarla da... Vi faccio vedere, funziona bene, alta risoluzione tra l'altro, mica la risoluzione nativa, cioè ve lo porto anche, guardate che roba, guardate che roba, guardate che roba, Walkie Racers, ma che cazzo, guardate. Usciamo da qui. PSP! PSP, ragazzi! Nova! Il minis della PSP, ma anche God of War, fate partire tutto, Dio santo! PSP! Io non uso mai l'emulatore PSP per PC, invece così lo posso usare anche qua. Però uso la PSP più che altro, preferisco. Però, facile, vabbè, che si fa. Cioè, vediamo che funziona tutto, sempre ad alta risoluzione, credo, non mi ricordo. Comunque ragazzi, io sto aspettando con impazienza Battocera 5.21, perché... Cerchi, salta, salta. Si impalla, no, sta caricando. Use the analog stick to walk to the waypoints displayed. Aim and... Now... Sì, lo so, dai, qui non è un bug, è fatto così. Vabbè ragazzi, adesso faccio un po' veloce, sennò diventa un video di 10 ore. Usciamo con la PSP. C'è sempre l'orario là, tra l'altro. PlayStation 1, ecco ragazzi. Le mie ISO in formato CDQ IMG Sub che mi portavano tutto al PS1 vanno benissimo, quindi anche quelli protetti. Poi ragazzi, se proprio non vi va, applicate la patch, cioè, guardate, ma quanto cazzo figo è, ve lo metto in 4 terzi,
con la PS1 dietro, versione ISO italiana, che appunto da Domus Station mi porterà il tutorial dei giochi PS1, ragazzi, cioè Medieval 1 italiano, l'ho patchato, oppure lo vedete a formato CDQMG sub. Vibra, cioè fa vibrare il controller wireless della 360. L'emulatore PS1 normale del PC non lo fa, lo fa soltanto con quello PS2, ma con quello 360 non ce l'ha. Invece guarda ragazzi, adesso cammino e mi vibra ragazzi, cioè quando fa tutto. Poi quando mi colpiscono fa proprio così, cioè ma dovrei mettere, ma come, è vibrato un casino, cioè stavo scherzando. Non c'è input lag, non c'è un cazzo di niente. Tutto benissimo. Tutto benissimo. Voglio dire, no? Uno che è appassionato del retro gaming, no? Non vuole smattare, capire gli emulatori, tutto. Ma non c'è neanche le console. Oppure ce li ha, ma è più comodo così, perché... perché è più comodo così, avere tutto a portata di mano. Vuol farsi il cabinato, vuol farsi... così, anche i controlli delle ultime console PS4, Xbox 360, Xbox One, PS3. Bluetooth, oppure con gli adattatori in USB usi anche quelli PS2, usi tutto ragazzi, cioè e qui adesso ci si diverte, c'è anche la vibrazione, l'ho detto, cioè ci si diverte un casino, non lagga mai, non lagga mai. Cioè, ragazzi, veramente. Cioè, il Saturn. Versione giapponese di Castlevania Symphony of the Night per il Saturn, che c'ha le aggiunte segrete. Che, ragazzi, guardate il Saturn. Cioè, che per far andare il Saturn, l'emulatore Saturn, PC, ragazzi, è un parto così. Boom! Va tutto, figa. Va tutto, Dio santo. Va tutto così, di default. Ma dove cazzo li trovate questi tutorial su YouTube Italia? Ma meno male che sei grande Soul Demo! Ma meno male che sei grande Soul Demo, cazzo! Lodatelo, ringraziatelo! Che è stato lui a darmi l'input per vedere tutte queste cose! Madonna! Infatti guarda! Cioè... e lui mi ha commentato sotto in un video, ha detto conosci Battlesera? Io, non so neanche cos'è. Subito pensavo che fosse una stupidata, in realtà invece è la cosa più figa che abbia mai visto, guardate! Adesso qui non si può togliere il video, però voglio far vedere perché non si può togliere. Cioè, ragazzi, cioè emula il Saturn perfettamente. Io non lo so, cioè veramente, sono rimasto senza parole quando l'ho visto. Veramente senza parole, Adesso aspettiamo un attimo, ecco intanto ragazzi, faccio vedere una cosa. Tutto quello che avete visto... ragazzi, vi consiglio di prendere sto libro della Madonna, The Game Console, A Photographic History from Atari to Xbox, di Evan Amos, quello di Wikipedia che mette le foto su Wikipedia. Ragazzi, cioè, è la storia dei videogaming. Cioè, guardate, prima generazione, fai vedere le CPU dentro le motherboard. Vedete, il primo console esistente è il Magnavox Odyssey di 1972. Vi spiega tutto, il Pong, vi spiega tutto, seconda generazione... i vari Atari, il Magnavox Odyssey 2, Intellivision, Commodore 64, Vectrex, ColecoVision, Microvision, poi si va fino a vedere il NES, il Famicom prima, c'è tutto, il NES, c'è tutto, il prezzo, i processori, i colori, la RAM, la VRAM, ve lo fa vedere smontato sia la console che il gamepad, tutti gli adattatori, accessori, Sega Master System, guardate che roba. Aspettate che adesso torniamo un attimo qui. Ok, è partito Castlevania, dopo continuiamo dopo. E guardate che roba, Castlevania del Saturn, Symphony of the Night, che c'ha molte aggiunte, un casino di aggiunte rispetto alla versione PSX. Cioè che quindi... non lagga un cazzo, va tutto perfettamente, Dio santo, non è possibile! Cioè, vabbè, adesso è in giapponese, però magari se lo ripenso. Indietro... 32X, Mega CD, Super Nintendo, se andiamo a Super Nintendo facciamo vedere Brutal Mario, no? Non ce l'ho messo. Facciamo vedere Super Mario World 2, Yoshi Island, che è uno dei giochi più problematici che esistano.
Ci vuol dire che è tutto perfetto. Come se fosse da PC. Però è plug and play. Guardate, 60 fps. Cioè... Ma dove cazzo lo volete trovare il tutorial così? Guardate che roba! Guardate che roba! È come farlo su Xbox, là, però qua c'avete tutto su chiavetta. Non avete neanche bisogno dell'Xbox. Ma tu vuoi mettere, cioè. Vabbè, poi perché se Nintendo usa l'emulatore sul PC, io tipo lo SNES lo tengo. Però così, ragazzi, è comodissimo, cioè, è veramente comodo. Cioè... veramente proprio l'approccio del retro game, cioè usare l'emulazione ma con il rispetto dei collezionisti, no? Cioè nel senso con quel fascino autentico del retro game, perché magari uno su PC dice ma non è la stessa cosa, invece così ragazzi, cioè tac tac, è come è stata console, ragazzi, anzi è meglio di essere console, perché non avete le cartucce, lo sbatti le cartucce, cioè voi non potete venirmi a dire, cioè finché uno dice ma c'è l'emulatore su PC e devi configurare uno sbatti tutte le volte, allora io posso capire, possono aver ragione perché toglie il fascino, ma così ragazzi, cioè voi non potete dire ma le cartucce è un'altra cosa, a parte che sputeranno un sacco di soldi, secondo le cartucce, cioè la ROM così praticamente è eterna, bisogna fare solo i backup, non occupa spazio, non occupa un cazzo di niente, con una portata di mano mica non c'è problemi di polvere, tutte quelle robe lì, quei problemi lì, la manutenzione della console, le robe vecchissime, perché io l'ho detto, cioè non sono console troppo vecchie secondo me, SNES, NES, così da usare, non so quanto durata potrebbero avere, anche se sono in realtà robustissime rispetto a PS1 eccetera, però, ma infatti ragazzi io più avanti, adesso poco la volta ho fatto tante cose, ma io la mia idea nel futuro è di fare la mod, cioè non la mod, aspettate che qui mi sono fottuto l'uovo. Ah no, ce l'ho. Oddio. Vabbè ragazzi, praticamente fare la modifica hardware, cioè che non è che serve hardware, serve degli aggeggi in più. Rendere tutte le mie console tutte con l'SD. Allora, Nintendo 64 ragazzi è l'SD, cioè perché c'è la cartuccia, quindi è tutto in SD, non c'è usura di alcun tipo. La PS1 esiste l'accessorio PSIO di cui parlerò nel tutorial PS1, che fa andare tutti i giochi PS1 da SD, quindi basta usare i dischi CD, tutto come se fosse un hard disk esterno ragazzi, quindi non c'è usura meccanica, perché ragazzi il problema di quelle macchine qui che l'unità ottica è dedicata, si può fottere da un momento all'altro anche la lente, e poi il CD bisogna superarlo, a parte che è una spesa di soldi e poi non è eterno, invece ragazzi si fa andare tutto da SD. Anche la PS1 non lagga un cazzo, però costa, è roba che costa, nel senso 130 euro costa quel bagaglio lì, e bisogna saldarlo sulla motherboard, quindi bisogna avere un minimo di consapevolezza, però io vorrei veramente farle queste cose, vorrei farlo con tutte. Il GameCube, vedi, si può far andare da SD, ve l'ho già fatto vedere, però lagga. Questo è più tosto, perché per il GameCube esiste soltanto una modifica che fa andare da hard disk, però è tosto, non si trova sul mercato, io spero che esca qualcosa. Del Sega Dreamcast c'è, cioè, sostituisci il lettore ottico con il lettore SD. Si chiama GDEMU. PS2 posso far andare già tutto, o da chiavetta ma lagga, o da Ethernet col PC schiavo, che avete visto va tutto, quindi è già fatto. Se avete poi la FAT mettete anche l'hard disk, che è la stessa cosa. E il Sega Saturn anche qua si modifica, si toglie il, si chiama REA, non mi ricordo più come si chiama, praticamente sostituisce il lettore ottico con la SD, anche qua. L'Xbox ha l'hard disk interno, voglio cambiarci l'hard disk, prima o poi lo farò, ci metto invece di quello di 8 giga di default, prendo un hard disk SATA da 500 giga, ci metto sul mondo. Ragazzi, la 360 è già a posto, no, la 360 non è a posto, la 360 6 dischi, vabbè. È una macchina molto più nuova rispetto a queste qua, come, che sono delicatine. E la PS3 si fa la modifica sull'hard disk, cioè, adesso, perché adesso ragazzi forse recupero anche la PS3 e basta, la PSP e le altre sono già a posto ragazzi, io lo farò con tutte, prima o poi lo farò, poco alla volta. Poi c'è la Wii e basta ragazzi, cioè io vi ho fatto vedere tutto. Adesso l'ultima cosa, stavo facendo vedere questo libro, io spero di non aver dimenticato nulla, pensate che mi guardo in giro perché c'ho tante novità e non voglio dimenticarne, non voglio dimenticare. Ah ragazzi, i cavi li ho messi a posto, penso qui non si vede, però adesso ragazzi intanto devo buttare via sti joypad della GameStop tarocchi della merda dei GameCube, che, perché ce l'ho originali tutti e due quelli dei GameCube, però fanno schifo, non ci sta, mi occupano solo spazio nei cassetti, adesso c'ho anche il controller PS3 fra poco e quindi non ci sta più niente.
Ah, qui cosa c'ho? Ah, c'ho gli action replay, finalmente mi sono arrivati col gioco originale del Saturn, FIFA 97 della merda, per modificare il Saturn, portarvi il tutorial del Saturn. Questo, ragazzi, è l'accessorio migliore della PSP, che si chiama MicroSD HCMS Pro Duo Smart Dual Reader SDA 1800, che è praticamente legge la doppia SD, ma è di qualità superiore a quelli che fanno schifo, costa 5 euro invece di 80 centesimi, 1 euro, di quelli bianchi, fa un po' schifo, si spaccano sempre. Qui c'è l'ISO PS1, qui c'è già la PS1 collegata per portarvi per finire il tutorial PS1, finalmente forse riesco. Ecco ragazzi, i cavi dietro li ho messi molto bene, vedete davanti ce ne sta molti di meno, adesso lasciate perdere questi qua, perché sono dei controller della PS1 che sono attaccati, è tutto molto più pulito in ordine, tutto molto più in ordine. E, allora, stavo dicendo, qui non c'è niente, no, il libro, Sega Master System, Atari, ragazzi, cioè, ma cos'è cazzo è il VTech Socrates, cioè, quarta generazione? Genesis, che boring. Cioè, ragazzi, è tutto. C'è tutto, Dio santo. Cioè, guarda, sei gasato. Guarda, guarda che roba. Fai tutti gli accessori. PlayStation 1. Tutti gli accessori, controller aperto. Tutti i cazzo di modelli PS1. Addirittura quello con lo schermo LCD integrato. Guardate che roba. Io ho questo qua. 5200. O questo, è la versione migliore delle vecchie, perché queste qua sono un po' balordine. Interboy, Tele 64, altri controller dentro, vari accessori che ce li ho, questi qua, expansion pack, Neo Pocket, cioè tutto quello che fate andare con Battlesier, ragazzi, pensa se doveste avere tutto sto hard, anche il Dreamcast, le VMU che l'ho preso, tutta quella roba qua, PS2, tutte le versioni, Slim, Game Boy Advance, SP, GameCube, la versione A, la Panasonic, Xbox, vari tipi di controller, Nokia Engage, PSP, PlayStation Portable, vari modelli, DS, fino a 360, PS3, fino... Tanto PS3 devo vedere perché ne conosco poco la PS3. PlayStation 3. Ragazzi, PS3 è la migliore della Slim, come ha detto il grandissimo Soul Demo. Che sia però modificabile. DualShock 3. La Wii. Gizmondo. Fino ad arrivare. Nintendo 3DS. 2DS. PlayStation Vita. Di Wii U. PlayStation 4. Xbox One. E Switch. Finisce con la Switch. Xbox One. Addirittura c'è le robe strane. Nintendo Switch, hanno finito con la Switch, c'è anche l'Amazon Fire TV, Nexus Player, Nvidia Shield TV, Steam Link, vaffanculo, c'è tutto qui, c'è tutto, costa però un po' sto libro, costa i 30 euro ragazzi, è pesantissimo, c'è tutto. Ragazzi, vi saluto, al prossimo video del mio gruppo del pensamento. Ha 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 ha.